Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio, la radio che non c'era. URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 425 metri. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da... Ameria Radio presenta Dentro e Oltre la Radio con Umberto Alunni, Maria Teresa Ferrante e Paolo Pellegrini. Porte casone con uno stemma a rete, una cuppolella che vi si era alzata, passa scampagnando a pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per Camella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano,
ma si nati in Italì, sienta a me non c'è sta niente a fa, ok napulitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American, tuo fa l'American, tuo fa l'American. Signore e signori, buonasera! Diamo un po' di birra. Siamo qui riuniti per questa quarta puntata sui 70 anni della nostra televisione. Seguito sa perché sto mettendo questo brano di Carosone. Ma facciamocelo ricordare dal nostro carissimo Umberto Alunni. Sì. Patrici. E ben risentiti, siamo con le musiche di Carosone, ma tu sei sicuro che me lo ricordi la motivazione per la quale eccetera eccetera, Secondo me sì, però no, a me ricorda una battuta simpatica, insomma, detta di più non può, non molto, però è una battuta che facevo sempre a scuola, no? Allora, quando praticamente mi andava bene la maggior parte del tempo, grazie a Dio, quando salutavo una persona alzavo la mano e facevo caro sole e... mi hai ricordato una amenità che sono stato stimolato, costretto, veramente ricattato, non so che, a raccontarla a tutti, veramente farà una figura biega. Si ridurrà drasticamente il numero delle radioascoltatrici e radioascoltatori fan. Diciamo che se non è successo fino ad ora un decadimento delle fans, dove abbiamo toccato... fans, perché poi c'è capito, c'è il passaggio, certo, alla S, che attraverso la N è difficilissimo. Fans. Se no possiamo fare con la S blessa, no? Stella, fans. Sennò, facciamo con la S blessa, se no fans. La S Blisa, la S Moscia, capito? Ah, fa... la S Moscia. Però dopo esce la pernacchia, non so perché. No, rischiamo di essere irriverenti. No, irriverenti non va, no, bene. No, no, non va, no, bene. No, caro Paolo, allora siamo alla quarta. Mamma mia, che bello! Insomma, non è poco, insomma. No, non è poco. Beh, noi abbiamo fatto una bella kermesse, una bella passeggiata attraverso elettroni, valvole, formule, dischi di Nipkow, tutto, chi più ne ha più ne metta, ma insomma siamo arrivati alla quarta puntata e in ordine cronologico siamo arrivati alla fase in cui in buona sostanza in Italia è partita la televisione, 3 gennaio 1954, e insomma è partita proprio tutta... si è girata la ruota, per così dire, no? E è cominciata, diciamo, tutta l'epopea della televisione. Oh, siccome attenti bene. L'epopea della televisione che nulla ha a che fare, diciamo, con il discorso della radio, perché la radio si mantiene viva e vegeta, cresce e pasce, no? Nella migliore delle situazioni, gode ottima salute, con buona pace dei Buggles, in base ai quali video killed the radio star. Mi dispiace, però non va bene. Oh, mettiamo le cose in chiaro qui, perché sennò non va bene. No, la domanda sorgeva spontanea dopo l'amenità di caro Sone, dove è andata? È partita la televisione, lo sapete, andava. Scusa, una per uno, no? Ha fatto un giro e poi è ritornato. Ma sulla capoccia, però, ma quelle grosse, quelle degli anni 50. Le geloso, vedo. Quelle belle, no? Le cose, quelle grosse. Anche senza uno non è geloso, è uguale, sono quelle belle. Non mi ricordo che marca c'avevo io a casa, che era quella grossa, il mobile pieno,
Beh, c'era la CGE, la una, Fonola erano, geloso sicuramente. Da noi in Umbria c'era la TEDAS, perché sì, la TEDAS era la, la famiglia Carbonari, che praticamente era di Todi, aveva una bellissima azienda, oggi insomma non c'è più, ma sostanzialmente hanno riempito un po' le case umbre, e quindi è una cosa molto molto interessante, molto molto bella. Insomma, sì, era anche un bellissimo mobile da vedere. Sì, è un bellissimo mobile, infatti tu hai così hai un po' attivato così, l'indice della serata, no? Perché noi questa sera con la quarta puntata volevamo andare a tirare un po' lungo e parlare dopo aver insomma fatto le nostre riflessioni, pur nelle remore della sintesi, della così dell'abrivio, dell'apertura del 3 gennaio del 54, volevamo fare un po' di riflessioni su quello che il mobile in qualche modo aveva procurato all'interno delle case. Certo. Secondo te che cosa ha procurato, diciamo, un mobile, una televisione all'interno di una casa? Beh, ha procurato tante cose. Allora, se ritorno a mia madre, gli strilli a mio padre che aveva ingombrato con la televisione. Esatto, praticamente diciamo ha procurato tanto spazio in meno, no? Già. Però era anche, una parte del salotto dove si stava, perché era anche un momento di riunione, insomma, no? Sì, devo dire di sì, perché poi se noi facciamo parliamo della famiglia Borghese, ovviamente non parliamo, ma dal 800, inizi 900, metà 900 e in avanti, il centro del salone nella fine dell'800 era il pianoforte. Poi praticamente alla fine dell'Ottocento era il grammofono, poi è diventata la radio e poi diciamo radio e televisione, la televisione insomma, no? Sì. Ma la cosa buffa è che quando praticamente è arrivato il mobile della televisione, quindi oggi parleremo un po' di cose ludiche, cose più certo, vicine alle persone, perché credo che sia la cosa più simpatica, è cambiata un po' l'impostazione, perché cioè, non è che compro una televisione ciccia, no? Allora, la televisione doveva avere, anzitutto, doveva avere la corrente giusta. Negli anni 50 qui c'era la 160, la 220 e altre televisioni. E la 125. La 125, sì. Sì. Per la 125 c'è bisogno della patente A. Ah, certo. Sì, sì. E quindi 125, 160, 220, insomma, no? Per favore, siamo seri. E la cosa non era facile, perché la televisione magari andava a 220, però se in casa arrivava la tensione 125, 160, perché andava a zone, non c'era un'uniformità, c'era bisogno di un trasformatore, no? Trasformatore che trasformava trasformatore la corrente da come arrivava a quello che serviva al televisore, quindi aveva delle boccole. La cosa buffa è che se ti sbagliavi i buchi, no? Insomma, oltre a vedere la televisione, vedevi anche le fiamme, perché no, non erano così semplici. Il trasformatore era molto caldo. No? E questo, diciamo, se c'avevi un gatto, se avevi una, no? Si posizionava sempre vicino al trasformatore. I mobili dagli anni 50 in avanti, ammesso che non si fosse comperato un mobile da terra, perché comunque le televisioni allora avevano anche, diciamo, un'impostazione da terra. Dovevano alloggiare su di un supporto che normalmente era in vetro e aveva le rotelle, sotto si metteva il trasformatore, sì, e sopra si metteva il televisore. Il televisore era molto pesante, perché il tubo catodico era piuttosto lungo, la tecnologia di costruzione del tubo catodico non consentiva ancora una sorta di una riduzione, quindi era molto molto profondo e quindi lo spazio era abbastanza impegnativo, no?
dai 50 ai 60 ai 70 centimetri cubi, insomma, 60, era grande, insomma, non era uno scherzo. Mettere un televisore in casa significava innanzitutto poi anche il collegamento con l'antenna. Qui non era così semplice perché oggi abbiamo trapani, strutture, situazioni, no? Prima invece era molto, molto più complicato, soprattutto nelle case di campagna. Passava attraverso le finestre, no? Si faceva il giro, no? E la cosa era simpatica perché indubbiamente aumentava o perlomeno diminuiva il rischio di rimanere soffocati, nel senso che c'era un dito d'aria e quindi non c'era nessun problema. Non c'erano problemi. Non c'era nessun problema. Poi c'era il discorso dell'antenna. L'antenna era di vario tipo. Se, diciamo negli anni 50, dove c'erano due canali, ogni antenna serviva, diciamo, per un canale e doveva essere appunto orientata in maniera proprio puntuale verso il ripetitore. Noi qui abbiamo il Montepeia, poi no, c'è Roma, no? Però insomma dalle nostre parti ne abbiamo il Montepeia, dalle tue parti, Amelia, eccetera, eccetera, che puntino su Roma, dove Sì, puntano? Monte Mario. Montemario, esatto. Mentre Terni Ecco, puntava su Miranda, se mi ricordo. Terni puntava su Miranda perché in quel caso Miranda era un ripetitore, ripeteva due volte, un ripetitore al quadrato, nel senso che no, era Rai, rimbalzava, poi c'era una sorta di sub ripetitore, insomma, c'era il problema delle zone d'ombra, c'era tutta una serie, diciamo, di problematiche che potevano essere risolte dai tecnici, dove non c'erano strumenti particolari, ma c'era un grande senso, diciamo, dell'orientamento, perché questi segnali rimbalzavano, avevano questa capacità, questa possibilità di rimbalzare e magari se non vedevi direttamente, se non puntavi direttamente sull'emittente, puntavi sul punto dove il segnale era uso rimbalzare per motivazioni ovviamente Certo. legate alla ionosfera e non certo ai nostri problemi più spiccioli, insomma. E quindi insomma, fare entrare uno strumento in casa non era come comprare una sedia. No? Perché bisognava alloggiarlo vicino alla presa, cioè c'era tutta una rituale che magari la radio era con la radio si sentiva di meno, no? Perché comunque sia magari la radio la spostavi con una prolunga, cioè non era questo il problema, però la televisione, cioè, bisognava trovare lo spazio puntuale, bisognava insomma, dedicare una parte, ecco. Poi c'era un altro aspetto. Tanto che stiamo parlando di aspetti cinetici, meccanici, fisici, no? Proviamo a lavorare su questo. Non poteva stare troppo vicino al muro perché il tubo catodico aveva bisogno di aria e c'era il rischio, insomma, che si bruciasse, insomma. Le signore ben accudite che erano uso mettere il panno sopra il televisore, c'era questa. Così, questa tradizione, questo uso, ecco, devono essere ben attenti di non metterlo appena dopo finita la trasmissione perché il tubo catodico, insomma, era troppo caldo e magari rischiava combustione, insomma, no? E insomma, erano tutte situazioni, tutte le tensioni erano tanto, tanto elevate, insomma, c'era tutta una sorta di magia intorno a questa televisione, perché è inutile dirlo, il passaggio dalla voce all'immagine, no, creava, diciamo, una suggestione alla quale non eravamo abituati. E questo, chiaramente, insomma, dava insomma, un brivido e dava una sensazione di agio completamente diversa da quella che poteva essere una radio, no? Soprattutto Certo, beh, all'inizio, insomma. all'inizio, certo, beh, la magia che dicevi tu poi dopo trasformava in maghi le persone che dovevano portare e installare la televisione, l'antennista, il riparatore della TV. Io mi ricordo che quando sapevo che doveva venire l'antennista, ero felicissimo perché apriva una macchina, una scatola magica e volevo vedere dentro che c'era. Mi ricordo che veniva, c'erano le valvole, no? Le famose valvole che si accendevano.
e quindi lui arrivava con queste valvole che erano, sembrano delle ampolle, no, di un mago. Lui sistemava, ripartiva, poi vedeva, doveva vedere il segnale, no? Quando ripartiva la televisione, c'era uno strumento per vedere se era allineato le cose. Quindi, se ti ricordi che spesso si stringeva il quadro, no? Oppure c'era la riga bianca in mezzo e lui si metteva lì con i cacciaviti a regolare. Oggi invece è tutto software, quindi un'altra cosa. E poi mi ricordo che era bello quando arrivava l'apparecchio. Io il primo apparecchio, questo geloso che c'avevamo a casa, l'ho trovato chiaramente. Io sono nato che già c'era, insomma. Quindi, e mi ricordo queste manopole per cambiare canale, ta 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 ta, giravi le manopole per cambiare il canale. E mi ricordo quando poi cambiammo il televisore, che arrivò, mi ricordo questo Seleco, ti ricordi il Seleco come Ancora un bel televisore? Che era la metà profondo, ma era sempre pesantissimo del geloso che era andato via, in sostanza. E mi ricordo c'era 8 canali. però ne funzionavano due, quindi massimo poi arriva no. altri. Io dai lì, a tattare con ogni canale c'era la sintonia. Per conto suo, dovevi sintonizzare un canale alla volta. Beh sì, erano situazioni veramente molto, molto, molto particolari. Io, per esempio, l'ho avuta nel 65, se non ricordo male, 65, e questa TEDAS, a livello di collezione mia personale, diciamo, ho due televisioni, una che è una Fonola del 57, sì, che è veramente un ingombro, insomma, è un pilone, è una cosa esagerata, fa un peso della miseria, quindi insomma, però voglio dire, fa parte anche un po' della storia. Noi ricordiamo anche che adesso, facendo una riflessione un po' antropica, meno legata al mezzo, ma più alle persone, insomma, nel 50 solo una piccola minoranza di famiglie possedeva un televisore, no? Perché ricordo che, insomma, vere trasmissioni sono iniziate nel 3 gennaio del 54, ma era nel 47-48 già erano, diciamo, le sperimentazioni. Almeno un anno e mezzo Certo. prima del 54 c'erano le trasmissioni, erano regolari, però chiaramente, insomma, non c'era ancora tanta occupazione da questo punto di vista. E c'era il problema anche delle infrastrutture, no? Ponti radio, diciamo, ripetitori, trasmettitori, insomma, tutte queste cose erano ancora un po' indietro. E dobbiamo anche tener conto, però, che insomma, l'America purtroppo ancora una volta stava un po' più avanti, perché alla fine degli anni 50 gran parte delle famiglie americane avevano già a disposizione la televisione. Questo dobbiamo dirlo, da parte ce ne facciamo una ragione, però così è, insomma, non è che ci dobbiamo andare dietro, Certo. nascondere dietro, no, dietro a un dito. La televisione è diventata un po' una sorta di totem, no? E per un momento all'interno della casa, vuoi per snobismo e vuoi per magia e vuoi per elemento novità, è riuscita anche a mettere un po' da parte la radio. Questo dobbiamo riconoscerlo, insomma, perché però poi dopo c'è stata, diciamo, una sorta di riequilibrio, per così dire. Certo. Ecco, dobbiamo ricordare una cosa, Paolo, no? Che sempre per fare un parallelo con l'America, che nel 55, appena un anno dopo che in Italia sono iniziate le trasmissioni ufficiali, iniziano le trasmissioni a colori in America. Quindi stiamo parlando di 20 anni prima rispetto alla nostra situazione. Poi nel 56, che è una cosa importante, che le settime Olimpiadi invernali che sono state fatte a Cortina sono state le prime ad essere trasmesse in Eurovisione. Dopo 4 anni, 60, le Olimpiadi di Roma, ovviamente, un momento clou, un momento particolare.
che si è anche incontrato, se vogliamo, con una maggiore diffusione numerica delle televisioni e quindi ovviamente con un impatto mediatico sicuramente di maggiore rilevanza. Oh, tu hai parlato dell'America, no? Non vorrei dire una castroneria, ma mi pare che in America, almeno quando sono andato in Argentina, io era così. Funziona la TV via cavo. Per quale motivo la scelta del via cavo, secondo te? Senti, è difficile entrare nel meglio di questa situazione. Posso dirti, diciamo, che in Italia le evoluzioni televisive, tanto per insomma, le metodologie di trasmissione, le tipologie, risentono dell'aspetto nazionalistico della RAI e anche di aspetti privatistici. Quindi non vado più avanti perché magari potrei. No, no, certo, però parlando di tecnica, la qualità del segnale, no? La qualità del segnale dovrebbe essere maggiore sul via cavo. Quindi c'è una stabilità maggiore, dici tu. Sì, ovviamente sì. C'è un discorso, diciamo, potremmo dire via cavo, poi viene digitale e poi analogico. Certo. Però il fatto che già da allora, no, voglio dire, noi siamo andati avanti con l'analogico fino a pochi anni fa, insomma, no, che è entrato il digitale, il famoso digitale terrestre, anche in tanti film americani poi si vede, no, che cioè, arriva a casa il giornalino dove tu puoi scegliere che buche fare. Io mi ricordo anche quando sono stato giù in Argentina, c'era in camera una rivista che ti permetteva di fare abbonamenti anche di 2 giorni su dei pacchetti, per esempio, no? E invece, diciamo, e devo dire che erano anche l'offerta era anche molto varia, insomma, non era una cosa, ma sempre incuriosito. Beh, da questo punto di vista l'America sta molto molto più avanti di noi, insomma, da un punto di vista proprio anche di marketing, di business, direi proprio che insomma stanno tanto 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 avanti e non mi stupisce questo fatto perché poi insomma loro sono stati i primi che a livello di radio insomma hanno fatto quello che hanno fatto nel 20 con la KDKA, poi ovviamente nel 55 stavamo già a colori. Quindi insomma non se le sono fatte scappare le cose, quindi Certo, insomma ecco. Quindi è così, d'altra parte noi siamo i più bravi, ma c'è qualcuno poi che ci soffia le idee, ce le scippa, ce le già. scippa, si fa per dire, insomma. Però insomma di questo stiamo parlando, eh. Beh, questo non c'è dubbio. Oh, tornando invece alla nostra televisione, no? Al nostro focolare, abbiamo parlato delle grandi dimensioni, no? Delle televisioni, del tubo catodico, però a un certo punto arrivano anche i TV portatili. Io mi ricordo il famoso Voxon. Sì, beh, quello chiaramente era, no? Era veramente molto, molto interessante e molto, molto bello. Queste TV portatili sui quali già era stato fatto un grandissimo sforzo di miniaturizzazione, no? Perché immagina, qui stiamo parlando di anni, inizi anni 50, poi anni 50, poi tutto il resto, provare ad inserire dentro un contenitore di plastica, comunque sia, diciamo, sì, no, non un tubo catodico, non era di poco conto, insomma. Poi questo No. si è riusciti a gestire la cosa quando praticamente il tubo catodico è diventato più piccolo, Certo. no? E praticamente è passato un po' di tempo, no? Ma nel frattempo, insomma, i dubbi continuano ad essere parecchio grandi e la sistematizzazione, la diffusione, della televisione è durata per tantissimo tempo, no? Anche perché, Paolo, c'è un fatto, no? Il problema del costo. Cioè, si sa, insomma, qualsiasi prodotto che per sua natura veramente non ha una diffusione di massa, o perlomeno non è ancora attivato, non ha iniziato una diffusione di massa. Costa perché chiaramente la ripartizione delle spese generali, dei costi, Certo. ha un effetto domino impressionante. E questi apparati costavano parecchio, insomma, no? E considera che se dovessimo fare anche un po' di
analisi, di benchmark e di confronto, stavamo parlando prima del Fonola, no? Una televisione di fine, insomma, degli anni 50 poteva costare da 220 a 250 mila lire, 250 mila lire, e parlando di dimensioni e pollici, parliamo di 17 pollici, 220 e 250 mila lire, il, insomma, è quello un pochino più grande. E dobbiamo anche confrontarlo un po' con gli stipendi, no? Perché poi, Paolo, bisogna vedere, cioè, per carità, 220, ma che significa? Ecco, quando parliamo nel 55, gli stipendi medi erano di 40.000 lire al mese, no? Quindi per comprare una televisione ci volevano, conti fatti, 4-5 stipendi. No? Quindi come se oggi costassero 6.000 o 7.000 euro, tanto per darci un po' d'idea, no? Poi c'era un accordo che le varie case costruttrici avevano fatto, che era, diciamo, l'accordo ANIE, e praticamente con questo accordo le case costruttrici che cosa facevano? Avevano così una sorta di, non diciamo un cartello, no? Ma una sorta di accordo in base al quale si calmieravano i prezzi, inserendo, generando nella fase di costruzione un buon compromesso tra qualità e economicità, diciamo, della costruzione, e anche sobrietà certo. del mezzo. La serie ANIE ha, come si dice, coinvolto in primis le radio, e queste radio della serie ANIE, sempre nello stesso periodo, una radio media di dimensioni, insomma, dimensioni medio-piccole, costava 28.500 lire fisse. Quindi anche per darti un po' un paragone, per dare un po' un paragone tra il costo di una radio e il costo di una televisione, Paolo, insomma, se diciamo che tra 14 e 17 pollici, perché come vedi la serie ANIE non prevedeva quelle più grandi, più perché grandi. Era una forma, diciamo, un pochino più popolare, no? Facciamo che da 160 a 200 mila lire, quindi facciamo una media di 180 mila lire, 180 mila lire che si dovevano incrociare con il costo di 28.500 lire delle radio, che quindi praticamente sono sei volte di più. Certo. Con una televisione ci compravi sei radio, insomma, ecco. Beh, comunque... Abbiamo parlato quindi dei costi, abbiamo parlato, no, del tipo di gestione, no, anche della televisione, e diciamo che forse la televisione stessa, come abbiamo parlato nella miniaturizzazione che dicevi tu prima, no, quando parlavamo delle TV portatili, è stata insieme alla radio la prima che è diventata portatile con le batterie. Io mi ricordo c'erano le batterie all'interno della televisione portatile, quindi ha, diciamo, un po' anticipato quello che poi è il mondo di oggi. Oggi tu ti porti dietro la televisione col telefono praticamente, e quindi va a batteria, perché c'è una batteria dentro, e quindi non c'è dubbio. E mi ricordo anche che quando arrivò l'evoluzione del colore, che parliamo agli anni, mi ricordo la prima TV a colori, però l'abbiamo già detto, io l'ho vista nel 78 con i mondiali di Argentina, se non ricordo male. Anche lì ci fu una svolta, non solo nel mobile, perché cambiò anche notevolmente il mobile, ma si aprì anche quella ricerca per affinare il colore in maniera più puntuale che si poteva. Se ti ricordi, no, incominciarono, io mi ricordo la prima TV che vidi era una Mivar, che all'epoca era, no, uno dei, insieme alla Nordmend, ti ricordi la Nordmend? Era... E poi mi ricordo che cominciò la Sony con a studiare, no, quello che si chiama Trinitron, ti ricordi tutto il discorso del Trinitron? E devo dire che quindi anche la televisione ha dato il via, come la radio nelle comunicazioni, no, quindi via etere, ha dato il via anche a una sperimentazione che ci ha portato oggi al 4K, che veramente
È una cosa impensabile perché tu immagini, a parte a oggi diciamo lo riesci a capire solamente se c'è una trasmissione che è trasmessa in 4K, perché ormai la risoluzione è a un livello così alto che in effetti si parla di infinitesimalità, perché certo c'è il colore che è molto più preciso, c'è il famoso problema del nero. Ricordi, prima era bianco e nero, non c'era problema, quello era. Invece oggi a colori il televisore lo si misura su come vedi il nero. Si è fatto caso? Ma è così, di fatto le evoluzioni sono, no? Noi partire da quei discorsi degli anni 50 arrivare ad oggi è veramente un volo enorme, lunghissimo, sembra quasi un'eternità, eppure insomma sono passati pochi anni. Tu hai Pochi anni. fatto un passaggio con la Mivar, no? Che praticamente è stata una delle televisioni, insomma, delle marche tra le più importanti, tra parentesi, Carlo Vichi, che era il padrone, è morto un anno e mezzo fa, e la Mivar oggi di fatto non esiste più, ma ha avuto, diciamo, la grandissima qualità di poter generare televisioni di ottima fattura a prezzi contenuti, diciamo, non utilizzando lo strumento pubblicitario, cercando di lavorare esclusivamente sul passaparola. Cioè, questo è un tipo di strategia che, insomma, in qualche modo è riuscita a far contenere i costi, ma poi indubbiamente non è stata vincente nelle fasi di necessità e di passaggi epocali. Ma questo è un altro problema. La riflessione che dicevi te, diciamo, sul discorso delle batterie, no? Passa attraverso anche un altro concetto. Agli inizi degli anni 60, alcune parti di campagne non avevano ancora la luce elettrica, non avevano ancora, diciamo, l'infrastruttura, no? Come si parlava prima. E quindi, che cosa si faceva? Si utilizzavano delle apposite batterie per poter mandare televisioni, magari un pochino piccoline, senza esagerare troppo, perché comunque sia la quantità di energia richiesta era importante, perché modificare, alimentare le valvole non era assolutamente uno scherzo. E quindi, prima ancora, diciamo, di ragionare sul vezzo della portabilità, c'era la necessità, diciamo, no, di avere una portabilità implicita, indotta, obbligata per il fatto che non c'erano infrastrutture. Poi questo tipo di discorso è un pochino cambiato, se è avvenuta la vera portabilità. Ma con il passaggio dalla valvola al transistor, quindi diciamo fine anni 60, inizio anni 70, si è cominciato ad accreditare in maniera importante l'uso dei transistor nelle televisioni, e quindi consentire una minore necessità di energia, una possibilità di immagazzinarla attraverso ovviamente no, la portabilità, eccetera, eccetera. Però passa tutto attraverso un affinamento della tecnologia, e comunque il passo epocale è l'utilizzo dei transistor al posto delle valvole, poi ovviamente tutto il passaggio Certo. di integrati, eccetera, eccetera, no? Però questo è una cosa particolarmente interessante, no? Io mi fermo sempre alle prime parti, così al primo momento in cui, ai primi anni, dove sostanzialmente c'è una piacevole ricerca, oppure anche un po' un'assuefazione, di emulare tutto quello che si era già provato e sperimentato anche a livello di design, eccetera, eccetera, per la radio, no? Quindi, che cosa si hanno? Si hanno delle pubblicità dove ci sono delle televisioni meravigliose, cito la Geloso, ma possiamo citarne anche tante altre, dove sotto wow, c'era l'altoparlante, sopra la televisione, proprio come succedeva per la radio, no? Perché magari una radio che cosa aveva? Una radio da terra, aveva l'altoparlante sotto, poi aveva la scala parlante sopra, e magari sopra ancora aveva il giradischi, no? O grammofono, a seconda dell'età. Questo tipo di impostazione, questo layout, come così possiamo chiamarlo, è stato in qualche modo emulato dalla industria televisiva, che magari prima di poter avere, diciamo, una sua
impostazione prima di poter generare, avvocare a sé una sorta di idea proprio sua, altro non faceva che emulare, no, le situazioni di strumenti e apparecchi che avevano un grado di similarità. Certo. E questa è una cosa simpatica, no? Perché comunque ci sono, diciamo, delle divisioni che magari a livello di ottimizzazione, diciamo, nel guardarle sembrano anche un po' buffe, un po' Frankenstein, no? Con gli occhi di oggi, ma che però, se hai bene a mente il layout, l'impostazione delle vecchie radio, delle radio soprattutto da terra, ti rendi conto quanta copiaticcio ci sia, no? Che cosa è una cosa ovviamente abbastanza normale. Un altro aspetto, che però non è che abbia avuto un successo così enorme a livello industriale, è il fatto di poter in qualche modo mettere a disposizione sul mercato scatole di montaggio di televisione. Allora, mentre per la radio era una cosa un pochino più facile, no? Mi riferisco soprattutto alla Geloso, ritorniamo sempre alla Geloso, perché come fabbrica, sì, ecco, era, no? Che cosa si faceva? La Geloso aveva, insomma, un set di apparecchi che potevano essere montati o che potevano essere comprati naked, cioè praticamente completamente nudi, no? Sì. E magari potevi scegliere, farti fare la falegname, l'alloggiamento che tu preferivi e lo inserivi dentro. Oppure magari compravi pezzi, scala di montaggio e li montavi come ti pareva. La stessa cosa in alcune aziende lo hanno fatto per le televisioni, ma devo dire, soprattutto verificando un po' nella sequenza delle varie riviste che fanno pubblicità, che questo discorso, se all'inizio è nato con una determinata verba e poi andando avanti è un po' sfumato, che probabilmente non c'era tutta questa, sì, convenienza, oppure non aveva avuto un riscontro sul mercato che magari chi l'aveva progettato riteneva opportuno che potesse essere fatto. Ecco. Oh, io mentre tu parlavi stavo guardando su internet i vari modelli anni 50, no? Ma invito i nostri ascoltatori ad andare a vedere. Chiaramente c'è anche, si vede il televisore sopra il trespolo di vetro, no? Con sotto lo stabilizzatore, diciamo, oppure come diceva adesso Umberto, TV Frankenstein, sembra, no? Create. Devo dire che ripercorrendo anche, no, il design, un pochino anche le forme, se ne sono inventate tante. Sto vedendo un SVG vettoriale, si chiama, quindi rotonda praticamente sopra. Era tutta rotonda e anche lo schermo seguiva un po' la forma oblunga ellittica di questa TV. E devo dire che è molto interessante vedere anche certi modelli, tipo quello che abbiamo visto al MUME, che ho rivisto qui, praticamente il televisore chiuso dentro sembra un mappamondo, no? Che tu apri e appare cioè, immaginate, insomma, noi stiamo parlando di anni 50, no? Quanto anche il design, quanto le case che producevano le televisioni si sono sbizzarrite, anche perché diventava un complemento di arredo importante. E quindi tra le forme ultramoderne dell'epoca, la forma invece più mobile, no? Cioè, si sono sbizzarriti veramente tanto, come diceva Umberto, ci sono anche dei mobili da terra, no? TV, che sono veramente di arredo, sono bellissimi. E devo dire che rivedendo questi modelli, pensare a come siamo arrivati oggi, no? Che il televisore non dico te lo porti sotto braccio, ma chiaro, un 60 pollici non te lo porti sotto braccio, però insomma, è pochi millimetri di spessore, no? Che racchiudono una tecnologia che invece prima ci voleva veramente un mobile per contenere. Cioè, è un mobile. E tu pensa, adesso intanto che tu ragionavi, cito, tanto per così, per dare contezza a quello che dicevo in materia di scatola di montaggio, Paolo, no? Sì. Una pubblicità su una rivista specializzata di una televisione che si chiama Astral, commercializzata dalla REM, Radio Elettromeccanica di Bologna,
ovviamente tanto poi non è che facciamo pubblicità perché non so le sorti, diciamo, di questa. Però questa scatola di montaggio, proprio perché aveva dei dispositivi molto delicati, con delle tarature particolarmente complesse, no, che cosa constava? Stiamo parlando di un 17 pollici, 21 valvole, 21, Che miseria. gruppo alta frequenza con 5 canali, trasformatore dell'alimentazione comprese universali, e quindi dice, vengono forniti premontati e tarati, quindi significa che sono dei blocchi, dei moduli, dove non puoi fare niente, non devi fare Certo. niente se non agganciarli ad altri, per intenderci, cioè gruppo alta frequenza, amplificatore video, amplificatore audio, separatore, sincro, oscillatore, amplificatore verticale, gruppo amplificatori orizzontali alta tensione. Quindi l'unica cosa che ci rimane, devo dire, è l'alimentazione, gruppo bassa frequenza, cioè bassa frequenza, per intenderci, tutta quella parte che prende il segnale e la porta all'altoparlante. Ma tutto il resto erano già completamente tarati, quindi dovevi agganciare dei Certo. fili e basta. Insomma, non è che dovevi fare chissà che. Però stiamo parlando, Paolo, di 21 valvole, insomma, che è una cosa abbastanza complicata. Oppure, per esempio, tanto per darti un minimo di... ci sono delle pubblicità, parlo di Simplex Radio, per esempio, e parliamo di Torino, dove si fa pubblicità alle radio e dalle televisioni, dove sostanzialmente si può scorgere una stessa linea, no? Come se fossero, diciamo, sostanzialmente le stesse, come se il designer si fosse assopito e assellato, diciamo, sopra il disegno di una cosa e poi l'avesse fatta, l'avesse utilizzata per l'altra in maniera quasi meccanicistica, no? Al punto che le manopole sono le stesse, il legno addirittura lo stesso. Quindi ecco, ci sono queste cose simpatiche che poniamo all'attenzione dei nostri ascoltatori, perché insomma il 4K che dici te e tutti quanti i sofismi, no? Dei quali so che tu sei amante, insomma, hanno Lo delle radici molto so. profonde. Eh già. Intanto ti posso dire che ho trovato il mio televisore di quando ero piccolo. Beh, Costa che 2.200 euro costa. È bellissimo, però, a bello. rivedere. Vabbè, ci sta. Vabbè, ci sta. Oh. Hai Vabbè. detto una Vabbè, parola quindi. magica prima, quando hai parlato di oscillatore, che era quello che faceva poi stringere l'immagine, se non sbaglio. Sì, no, vabbè, quelle sì. Era quello che praticamente quando si rompevano guai. sì, insomma, io nel frattempo, guarda, anch'io ho trovato la mia, che era una TEDAS, diciamo, degli anni 60, e adesso non so se si vende, perché questo, diciamo, no. Questo non la vende e io No, non, tanto non la compro, insomma, non è che fa. ma la E comunque, diciamo, questo la vende, questo qui è un sito comunque, non, senza che ne faccia la pubblicità, è un sito di una casa famosa che comunque vuole anche 500 euro di spedizione. Cazzi, mamma mia. Va bene, va bene. Insomma, d'altra parte, Lo so. non c'è mai limite, diciamo, al piacere, al gusto della, no, della, Sicuramente sì, insomma, piacerebbe ci mancherebbe. Ecco, volevo tanto. anche darti una dritta, per quanto possa riguardare i vari, collegamenti, insomma, le varie infrastrutture, diciamo, i vari ripetitori, no? Perché ce n'erano, tanto per partire dal nord, parliamo di Torino, Milano, Montepenice, Portofino, Montejeda, Bolzano, Trieste, Montserrat, Montepeglia, Roma, Montefaito, sto scendendo, Monte Pellegrino e Monte Cardi, in Calabria. Quindi queste sono tutte quante i ripetitori che del dicembre del 55, tratte da una rivista
tecnico-ludica che si chiama Scienza e Vita. Bene, quindi abbiamo anche scoperto il Monte Faito. Dove sta il Monte Faito? Monte Faito, beh, Faito, diciamo, aspetta, Faito sta in Svizzera, come no, però Monte Faito sta, in questo caso sta in Campania. Ah, in Campania, infatti mi ricordavo che Però stava facendo. Faito sta anche in Svizzera, ecco, non vorrei essere, ecco, vorrei porre i nostri ascoltatori in una situazione di No, labirintile certo. della quale io non vorrei essere responsabile. Insomma, bene, bene, bene. Allora, quindi abbiamo trovato il televisore mio, il televisore tuo. Vabbè, andiamo per la televisione. La televisione adesso, accendiamo, no? E via. Ah, ricordarsi sempre che col televisore a tubo catodico c'era la luce dietro, perché se no faceva male agli occhi. Io mi ricordo Sì. questa cosa. Che... A Sì, casa sì, mia sì. no, a casa di mio zio c'era la luce appesa dietro. Proprio attaccata sulla parte dietro del televisore e si accendeva per vedere perché dietro faceva una specie di luce diffusa come qualche marca di televisore oggi fa, ma lo fa internamente con i LED, quindi vabbè, e cambia colore, vabbè. Altri tempi era meglio la lampadina, forse era più carina. Sì, ecco, io volevo anche fare una riflessione con te sul fatto che poi tutte le varie riviste, no, in qualche modo hanno dal 54 in avanti, io mi sono preso il gusto nel preparare questa documentazione, di fare un po' di analisi delle riviste che avevo a disposizione, e dal 54 in avanti c'è stata una profusione di articoli. No, che parlano di televisione, oltre a raccontare, insomma, fare pubblicità, eccetera, eccetera, che parlano di televisione e danno dei consigli utili su come metterla, su come impostarle, su cosa fare. Per esempio, c'è una bellissima rivista che si chiama Sistema A, che dà tutti i consigli tecnici e dice: parliamo un po' di televisione, consigli per i proprietari di apparecchi e per coloro che lo saranno. Quindi, insomma, no, ti dice come posizionare il televisore, ti dice che chiaramente un'altra cosa che non abbiamo detto prima è il fatto che insomma c'è anche oltre a sentire, ma devi anche vedere, devi creare una giusta compatibilità tra quello che vedi e la luce della luce, diciamo, della stanza. Quindi Certo. non puoi mettere di fronte, non lo puoi mettere di fronte alla finestra, ma devi fare in modo, come in questa, diciamo, immagine, che la luce proveniente di fianco è la migliore per illuminare lo schermo del televisore. Quindi la devi mettere in maniera perpendicolare alla luce che entra dalla finestra Alla finestra, certo. e che ti illumina ma non sbatte sullo schermo e non ti crea, diciamo, problemi di rifrazione. E insomma, sono tutte quante situazioni simpatiche, carine, poi parlate dei gusti del pubblico. Si comincia a parlare di palinsesto, si comincia a parlare di vivacizzazione, di commenti, e insomma, è iniziato un altro periodo, il periodo della televisione. Anche le varie mostre cominciano a occuparsi di televisione, convegni e quant'altro, le giornate della scienza, e insomma, la televisione entra a pie pari nella vita delle persone e da lì in avanti ne contaminerà l'evoluzione nel bene e nel meno Nel bene. meno, certo, assolutamente sì. Bene, allora abbiamo diciamo toccato questo quello che riguarda proprio adesso il mobile, quindi la TV, e quindi adesso abbiamo dato ai nostri radioascoltatori un quadro pressoché completo dell'evoluzione di quello che è avvenuto con l'elettrodomestico, che è forse il più usato in casa, no? O forse il telefonino adesso lo sta soppiantando, perché molti giovani soprattutto vedono la TV sul computer, sul telefonino, non lo vedono più dal televisore. Quindi, però è questo, sono i tempi che cambiano. Bene, Umberto, allora noi per questa sera salutiamo i nostri carissimi radioascoltatori e diamo appuntamento alla prossima puntata di Dentro e Oltre la radio. Però, come al solito, la chiusura spetta a te. Grazie Paolo. Allora, io innanzitutto ringrazio gli ascoltatori perché insomma, abbiamo avuto parecchi riscontri su queste prime tre puntate e mi auguro che anche la quarta possa avere lo stesso
stesso andamento, lo stesso trend. Diciamo che per il momento abbiamo un po' provato a definire tutti gli aspetti della divisione. Per un po' di tempo parleremo di altro. Non è escluso che chiaramente non si possa ritornare in argomento, ma lo scopo era quello di poter creare, diciamo, dare ai nostri ascoltatori un'idea più o meno puntuale di come è nato il presupposto della divisione, come si è evoluto, quali sono state le tecnologie che hanno accompagnato questo meraviglioso strumento fino alla programmazione ufficiale del 3 dicembre del 54, dopodiché come è entrato nelle case, quale effetto domino, quale impatto ha avuto con questa puntata che stiamo per terminare. Quindi riteniamo che, insomma, da qui in avanti potremmo prenderci un po' di libertà, parlare di altri argomenti, lasciando da parte la televisione e riabbracciare la nostra amata radio. Intanto io vi auguro, insieme a Paolo, una buona notte, un buon ascolto, una buona visione della televisione, ma soprattutto, care amiche e cari amici, un buon ascolto di Ameria Radio. Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da... Ameria Radio ha presentato Dentro e Oltre la Radio con Umberto Alunni, Maria Teresa Ferrante e Paolo Pellegrini. Ameria Radio, la radio che non c'era.